tutti ragazzi, benvenuti, bentornati e ben ritrovati in questo nuovissimo video YouTube. Allora, prima cosa, come mai per fare uno svuota la spesa sono in camera mia e non in cucina? E guarda che bello, questo gulosto. Vabbè, cose mie. Allora, praticamente vi spiego. La mia famiglia è in partenza, io non partirò con loro per determinati motivi, ma a parte che sono in quel periodo del mese, quindi andare a mare non è che sarebbe stato proprio il top, però comunque magari cercherò in ogni caso di raggiungerli un po', eccetera, eccetera. Quindi, in tutte le altre stanze della nostra casa c'è un caos incredibile, è pieno di valigie, borse, cose, noi, insomma, miliardi di cose, stiamo via col camper, abbiamo il cagnolino, mille robe, è l'ora di cena, stanno mangiando di quella, io non voglio rompere le scatole, quindi ho detto mi porto la spesa qua, sto veloce, quindi adesso sarò un pochino veloce, poi alla fine vi faccio tutte le chiacchiere, vi racconto tutte le cose, sia del supermercato, sia di me stessa, sia di questo canale, e sia che stiamo arrivando ai 10.000 iscritti. Comunque non mi perdo in chiacchiere, vi faccio vedere subito e poi a fine video vi racconto un sacco di cose, parliamo un attimo, insomma mi prendo un momentino per aggiornarvi, per dirvi due cosine. Allora, iniziamo subito con la spesa. Mi fa molto, molto, molto tipo cringe. Tra l'altro, scusate il ventilatore, ma ho caldo. E adesso non abbiamo acceso l'aria condizionata perché fuori è piovuto. Però la mia stanza di tutta questa casa è quella più calda, quindi portate pazienza se l'ho acceso. Puoi fare i video, tutte le luci puntate, cioè, portate pazienza, scusatemi. Allora, iniziamo con questo. Mia mamma gli piace, a me no. Comunque, prosciutto arrosto alle erbe mediterranee. Che mi fa troppo ridere fare questo tipo di video in camera mia. Cioè, la spesa in camera mia. Vabbè. E questo qua devono partire, si faranno paninetti, cose. E mi hanno chiesto. Poi, sempre, aiuto, sempre mia mamma mi ha chiesto. Allora, un etto di speck. Ci sta. Vi farò anche delle ricettine nei prossimi giorni, molto 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 interessanti, quindi iscrivetevi, attivate la campanella perché usciranno dei contenuti molto interessanti. 3 etti di prosciutto cotto, che se lo portano in camper loro, che si fanno panini, cose, cioè sapete che in camper comunque sì c'è la cucina, c'è il fornello, mia mamma fa pasta, cose così, pisellini, patate, robe, però ogni tanto mani mangiano anche un panino, un tramezzino, una roba così. Questo è per me ed è un misero etto di prosciutto cotto. Io non sono amante del prosciutto cotto, della carne, eccetera, però magari in questi giorni che sarò da sola, magari un giorno non ho voglia di cucinare o voglio mangiare una cosa easy perché magari non ho tanta fame o la sera voglio stare leggera, mi faccio un bel toast o un bel panino col prosciutto cotto e vado a nanna, siamo tutti contenti. Una bottiglia gigante di ammocchina che me l'ha chiesta mio papà per il camper. Per, ma non che ne so, il bagno, non lo so, non chiedetemi, io ho cose molto più interessanti di uomini da raccontarvi, quindi non mi interessa in questo video parlare della mucchina. Dopo ho preso 2 bottiglie di Coca-Cola, zero zuccheri, zero caffeina, a me fa schifo, sapete che io bevo acqua naturale, succo, tè alla pesca e ginseng ogni tanto. L'ho presa semplicemente perché magari questi giorni faccio venire qua i miei amici, i pochi che ho, o insomma le amiche magari così, o devo invitare un ragazzo che gli devo fare una lettura con le carte, o magari viene gente che gli devo fare le consulenze con le carte, o magari è il compleanno di mio amico, lo invito a bere che ne so. E quindi dato che noi non abbiamo mai, cioè mia mamma raramente prende queste cose, però ho detto se magari qualcuno mi viene a trovare che magari mi fa compagnia, poi c'ho il ciclo, insomma, quindi tutte ste robe ho preso la Coca-Cola, che comunque posso offrirla in caso c'ho un po' di succo, un po' di tè oppure acqua, o se no si attaccano. E poi ho preso questo dolcino. Questo dolcino io l'ho guardato tra tutti i dolcini che c'erano, ero lì indecisa e dicevo lo prendo o non lo prendo, lo prendo o non lo prendo. Poi c'erano altri 1000 salame, sacche, cose col pistacchio. Alla fine ho detto ma sì dai, lo assaggiamo e vediamo. È un tiramisù che tra l'altro però mi ispirava tantissimo, soprattutto questa crema. Quindi lo vado ad assaggiare, vedremo, l'ho preso alla lì, sembrava anche abbastanza buono. Vi farò sapere. Vado a fare questa spesa sia per prendere delle cose che magari io volevo, mi piacevano, e poi vedrete anche nei prossimi giorni perché registrerò anche delle ricettine molto carine, quindi vi farò vedere tutto, ma anche perché servono delle cose a mia mamma e mio papà, e dato che io sono andata mi hanno chiesto di comprarle delle cose.
Poi ho preso questi di Findus, pisellini, primavera, proprio così li voleva mia mamma, quindi ho ascoltato quello che mi ha detto e li ho presi. E poi vi dico anche queste cose, così vado a portarli un attimo di corsa di là in frigo. Ho preso due confezioni di grana padano già grattugiato. Sapete perché? Perché sono pigra. È la verità, io non sono falsa. Sono pigra e non ho voglia di grattugiarmelo, quindi quando ho voglia di grattugiarlo uso quello, già grat cioè, quello da grattugiare. Quando sono scazzata e non ho voglia uso questo. E mangio questo qui che è già grattugiato. E pensate che mi scazzo pure, da quanto sono pigra, ci sto lavorando questo aspetto di me un po'. E mi scazzo pure ad aprire questa cavolo di apertura brutta, orrenda sopra. Però insomma vabbè. E poi provo l'affumicata a fette per fare ricettine cose e anche Emmental così a fettine, ma ce l'ho di là perché l'ho mangiato prima. E comunque il formaggio mi serve per fare una ricettina con le patate che uscirà la prossima settimana o insomma... appena il tempo di registrarla, caricare il video, montarlo, insomma, ho mille cose da raccontarvi e vi farò anche le ricettine con le patate e vedrete perché ho preso il formaggio, perché mi serviva, quindi Aurelio, sai perché l'ho comprato il formaggio, ora hai capito. Allora, vi spiego un attimo una cosa veloce. Sono in camera mia perché, scusate anche se sono un po' sudata, non lo faccio apposta. Allora, sono in camera mia perché di là, appunto, vi ho detto, stanno mangiando. Stanno facendo mille cose, quindi per non rompere, non disturbare, sono venuta qua e c'è mio papà che ha perso un oggetto e mi ha incolpato. E però non sono stata io, ma l'ho fatto per sfogarsi, quindi non gli ho detto niente. Però mi dispiace perché non sappiamo come aiutarlo e quello è un oggetto che gli serve per le vacanze, per quando partono domani. E quindi sto andando di là. Sono tutti nervosi perché mano a mano che vi faccio vedere le cose sto portando la spesa nella cucina, la sto sistemando, che ovviamente ci sono delle cose che non possono rimanere. Bello che parlo con il mio amico. Ciao amore, sai che tu sei il mio compagno di tutte le mattine. E quindi mi fa troppo ridere perché tipo vado di là così, in punta di piedi. Perché sì, sono un po' nervosi. Poi prima, cioè io prima della partenza sono contenta, sono serena, però abbiamo caratteri completamente diversi. Vabbè, insomma, comunque andiamo avanti. Allora, un'altra bottiglia di Coca-Cola, perché ne ho prese due, perché ho detto non si sa mai. Poi io ne ho prese due anche perché io non la bevo. Io bevo il succo, quindi mi sono preso il succo, ho il tè di là e l'acqua. O caffè, insomma, se vogliono una cioccolata, non so, c'ho tutto. Però Coca-Cola uno non può bere un bicchiere come di più, quindi così. Potevo prendere anche la birra, però ho detto, senti, Coca-Cola se la fanno andare bene, basta. Io sono fatta così, soprattutto perché, vabbè, è un discorso, cioè, allora, diciamo che non tutti sono gentili con me, quindi è già tanto che io abbia preso i pasticcini che poi vedrete e la Coca-Cola, quindi... Chi si accontenta, bene. Chi non si accontenta, anzi, ho fatto forse anche troppo. Comunque, per la mia colazione, ho preso questo qua dello yoga, ma insomma, mi basta sempre il succo di albicocca. Sono 2, 3, 4, 5, 6, 7, non lo so, mesi che bevo per colazione succo di albicocca. Non so se lo sapete, ma io faccio molta fatica. Infatti, se avete consigli, ditemi pure cosa posso mangiare, non bere, mangiare la mattina, che riesco a ingoiare perché mi viene da vomitare. Sembra che c'è un bambino qua. Allora, questa è una cosa che tollero tantissimo. E mamma, ma anche il tè caldo in inverno, oppure succo, oppure tè, oppure spremuta. Cioè, bere la mattina io non ho problemi. Il problema è che io non posso dalle 8, 8 e mezza, 9, 7, 7 e mezza anche questo inverno svegliarmi, bere un bicchiere di questo e resistere fino all'una. Prima di lavoro, ho finito lavoro, cioè no, perché il mio corpo, la mia pancia inizia a fare brrr. Quindi, se avete dei consigli da darmi, perché la mia pancia non faccia brrr, qualcosa da mangiare, quindi non da bere, ma da mangiare, che pensate che io possa mangiare? Allora, biscotti ci ho provato, no. Le crepe riesco, però non è che tutte le mattine ho tempo di star là a mettermi a fare le crepe, capito? Quindi questo è un po' un problema. Le crepe riesco e... Frutta, no, non, no, neanche già non mi... No. Gallette, no, perché non... No. Al massimo, forse un'altra cosa, però già non mi piace perché
C'è troppo da masticare, da star là e poi mi viene da vomitare. Una cosa che riuscivo a mangiare era magari una fetta di pane tostato, pane quello semplice, integrale, quello piccolino del Mulino Bianco, quelle fettine piccole, sono grandi, metà di una mano, quelle fette di pane là. Quello con un po' di marmellata, nocciolata, quello tendenzialmente riesco a mangiarlo, però non lo so, se avete consigli, qualsiasi cosa, yogurt no, no. Quindi, ma non perché non mi piacciono queste cose, la mattina bere qualsiasi cosa, ovviamente succo, tè o acqua riesco, però io non posso andare via a lavorare, ho tutti i miei impegni, molte mattine ho delle visite, delle cose e andare via senza niente nello stomaco. Quindi se avete consigli, questo, vado, ciao. Cuore, te l'ho detto che ho comprato il succo yoga d'albicocca. Scusate anche un po' così. E io ci tengo molto alla mia cura. Sono un po' sbadata, pelle appiccicosa, tutta sudata. Vabbè, tanto adesso sto a fare la doccia, quindi sapete che io sono fissata con il pulito e non sono una ragazza sporca, sia chiaro. Perché una cosa che io penso sempre delle persone che guardo tipo online, io mi chiedo sempre, ma sti qua si lavano? Perché dico, online puoi vedere tutto, sentire, percepire, più o meno anche capite come sono fatta, eccetera. Però non potrai mai sapere online se una persona è profumata o no. Ecco, io vi dico, l'unica cosa sto cercando è un deodorante che mi piace, che mi trovo, perché ve l'ho sempre detto. C'era una di voi che mi ha consigliato uno Cheops, che devo andare a comprare. Quindi grazie, tra l'altro, carissima, per avermelo consigliato. Devo ancora andare a comprare, ma lo farò. Però, a parte il fatto, vabbè, comunque me lo metto deodorante, però secondo me non mi trovo, non mi trovo con quelli che prendo. Io sono una persona molto pulita, cioè ci tengo tantissimo. Se magari ho una giornata che ho i capelli un po' più sporchi, che mi devo fare la doccia, che devo fare la skincare, eccetera, non esco, sto in casa mia e mi sistemo, insomma, così. Però, raga, anche al supermercato c'era la gente che veramente puzzava in una maniera, cioè. Quindi quando seguo le persone online, che magari ho i miei youtuber preferiti, o insomma qualcuno. Ho i miei youtuber preferiti, anche io, perché io sono una youtuber, ma ho i miei youtuber preferiti. Tipo, ma tra me e me mi dico, ma chissà se quello dal vivo puzza. Questi sono i miei pensieri. Poi, allora, parlando di cose pulite, ho preso i sacchetti igienici, perché in realtà io devo stare zitta su questo argomento, perché io, a meno che non sia tipo in posti dove raccolgo il bisogno importante della Lilla, non la raccolgo mai. Ma perché? Perché io la Lilla la porto in mezzo ai campi, quindi in mezzo ai campi ti sogni proprio, ti sogni che la raccolgo. E cioè, se sono in città, in giro al parco, la raccolgo sempre. Quindi questo devo andare via con la Lilla per prendere. Serve questo che sistema. Hai capito? Hai capito? Poi ho preso il pecorino che ti dicevo. Questo, boh. Non so perché l'ho preso, forse per. No, non so, scusa, questo non. Scusami. Marta, scusami. Non so Marta perché l'ho preso. Ti chiedo scusa. C'è qualcuno che si chiama Marta? Commenta. Marta, o non posso dire Marto, quindi diciamo Martino. Ma dubito che ho follower che si chiamano Martino, quindi facciamo Mario. Ecco, scusami, Marta e Mario. Non so perché ho preso il pecorino. Per fare la carbonara, ma ho trovato una pasta che mi piace di più, la carbonara, quindi per quello vi farò la ricetta. Ma non so perché ho preso il pecorino. Forse è abitudine. Scusa, questo lo ributtiamo indietro al supermercato. Poi ho preso. No, questo è un discorso troppo lungo. Vado a portare le cose là perché io voglio prendermi il mio tempo per spiegarvi le cose. Quindi mi aspettate che vado a mettere di là e vi torno e vi spiego. Scusate, mi sono seduta perché insomma sono un po' stanchina da stamattina e sono in giro, quindi mi sono un attimo seduta, scusatemi. E scusate anche le condizioni che sono un po' struccata così. E ci tenevo a dirvi una cosa invece. Ok. Allora, ci tenevo a dirvi una cosa invece. Capelli perché ventilatore. Quando vi faccio questi svuota la spesa, lo faccio anche per, diciamo, cercare di aiutare me stessa da un punto di vista di quelle che sono state le mie difficoltà con il cibo e di quelle che sono tuttora le difficoltà con il cibo, e vi farò un video a parte. Però io, cioè, a voi sembra magari, no? Un video dove non c'è nessun tipo di problema e dove io vi faccio vedere le cose tranquillamente, eccetera. Però è anche per superare uno scoglio. E un'altra cosa, una di voi, carinissima, tra l'altro è una fan storica, mi ha detto: ma Anina, non fai più i video normali o gli ASMR, eccetera? Io, ragazzi, se dovessi,
smettere di fare qualche tipo di contenuto in particolare, io andrei a comunicarvelo, ok? Non ho smesso di fare nulla. Tornerò con gli ASMR, tornerò con l'oroscopo, tornerò con i video normali, tornerò con i video di un'unica tematica, video make-up, tutto vi farò, tutto. Però in questo periodo ho fatto veramente fatica a registrare, sono qui perché c'è il ventilatore, perché faceva troppo caldo, cioè già anche adesso mi sto squagliando solo a fare questo video. Avevo delle condizioni, cioè anche adesso, ma mi vedete che lucida che sono. Ma non lo faccio apposta, sono lucida perché sono stata in giro da stamattina, di qua di là. Adesso sono le 8:30, 9 di sera, ho detto va bene, gli registro il video adesso, ma fa caldo e gli ASMR non li posso registrare con il ventilatore perché si sente, quindi abbiate un po' di pazienza anche sui miei contenuti. Il mio canale è una favola, è una fragola, il mio canale è una meraviglia, però dovete avere pazienza un po' in questo periodo, soprattutto nei giorni che vi comunicherò prossimamente, ma ve lo dico già adesso, che sarò in ferie, quindi il canale sarà attivo, ma sarà sicuramente molto più sciallo, ve lo dico subito, perché voglio proprio staccare, fare vacanza, quindi vi lascerò dei video programmati che usciranno, quello sì, non vi lascio senza video, però io nel frattempo non sarò collegata, come sono già adesso, che sono sempre, che rispondo ai commenti, alle mail, vi faccio i consulti con le carte, vi rispondo ovunque, Instagram, WhatsApp, cioè non sarò così, capito? Faccio proprio vacanza e stacco. Comunque, giusto per darvi una info, io sarò, cioè non sarò praticamente, tra virgolette, operativa con le consulenze con le carte, quindi se le volete scrivetemelo per tempo, e con i video, cioè usciranno ma molto più scialli, belli ma magari meno, o comunque magari un giorno salto, insomma, sarò in vacanza, quindi ci sarò meno, ci sarò su YouTube ma ci sarò meno, dal 25-26 agosto fino al 11 di settembre, quindi questo è il periodo dove io relax e farò due tipi di relax, ma di questo ne parleremo in altri video perché ho tanti contenuti molto belli e molto interessanti che vi mostrerò, insomma ve ne parlerò più avanti. Allora andiamo avanti con le cose, sennò qua non finiamo più. Aspettate che vediamo se riesco a spostare un pochino pochino. Scusate anche la luce, ma questo c'è. Allora, andiamo avanti. Poi ho della stessa linea. Cavolo, forse questo ce l'ho già. Vabbè, lo usa mia mamma e l'ho finito. E se non l'ho finito, lo finirà. Quindi questo per me lo so io. Io ci tengo tantissimo, sapete, i prodotti, body care, capelli, skin care e tutto. Poi nell'applicarmi, a volte soprattutto sul viso, mi dimentico, non so perché, ho un po' di lacune, devo imparare ad amarmi di più, quindi ricordatevelo anche voi. E, non posso dire Genova, perché non ci sarà nessuno. Diciamo Claudia o Claudio che mi seguite. Tutte le persone che si chiamano Claudia o Claudio che mi seguono. Claudio, cioè, ma hai visto che balsamo comprato oggi? Mizzica. Allora, questo qui della L'Oréal Paris, il Vive Olio Straordinario, sono prodotti, insomma, per quello che costano, insomma, non sono male, balsamo, nutriente molto valido, questi sono work in progress, non è il rosso che voglio, questo di capelli, e ho anche lo shampoo, adesso il balsamo sicuramente sarà incredibile e l'ho già usato questo mio, se non sbaglio, ma lo shampoo, questo più un altro che io a volte utilizzo, questo, lo shampoo di questa linea, quindi lo shampoo dorato di questa linea qua, non sono pagata, è validissimo, mi fa molto ridere perché adesso farò un reclamo a Tigullio positivo, perché gli ho fatto a una signora comprare lo stesso prodotto Tigullio che ho comprato io, quindi Tigullio, pagami, scherzo, però è per dire, cioè, nel senso, con una parola ho convinto una persona a comprare una cosa, cioè pensa cosa posso fare nella vita. Non sto parlando di inganno, sto parlando di della potenza di annina che sono. Comunque, poi ho preso questo. E sapete perché l'ho preso? Pensate che io non avessi il zucchero a casa? Certo che ce l'ho il zucchero a casa, ma ho quello che mia mamma prende in bustina. E una volta ero andata a casa di una persona, avevo visto questo, ho detto, ma quel cavolo, l'ho comprato perché questo, basta che fai così e scende. Nella vita, poca fatica. Zucchero a velo per chi non ha voglia di fare fatica. Tipo io, ok? Questo qua. Lo trovate nei grandi supermercati. Un'altra cosa. Mentre, cioè, quando ho finito la spesa, che insomma ci ho messo 3 ore.
mezz'ora di viaggio andata, mezz'ora di viaggio ritorno, 2 ore. Sono stata nel supermercato perché è un posto che mi affascina e volevo leggermi bene gli ingredienti, l'inci, tutto. Quindi sono stata 2 ore a guardare, rimetto via, spendo troppo, questo mi fa male, questo mi fa troppo bene. Insomma, tutte queste cose. Però, una cosa che vi voglio dire. Quando io stavo per partire, insomma, che avevo messo la spesa nel bagagliaio, ho portato il carrello, mi sono presa l'euro, il maledetto euro che devi avere quando vai a fare la spesa, ho guardato una signora, era anche una signora molto bella, devo dire, dentro una mini grigia. Chi di voi ha una mini grigia o una mini, commenti con hashtag mini. Che era là con questi occhiali rossi belli, con queste AirPods, tipo una businesswoman, diciamo. E dentro la macchina, che probabilmente aveva fatto le sue cose, stava prendendo il telefono, l'ho guardata e mi ha trasmesso una grandissima sensazione di bellezza, di... non lo so, mi ha trasmesso una sensazione di pace, di armonia, di donna che fa tutto, insomma, una bellissima sensazione. Ho detto, la vita è una che non mi azzardi a passare un altro giorno dei miei giorni fin quando io respiro che non me lo godo. Quindi ragazzi, qualsiasi cosa, ovviamente non mettetevi a rubare o droga, robe così, ma godetevi la vita. Cioè, veramente, anche per esempio, no, uno dice, ma questo mi fa ingrassare, non lo mangio. Vuoi mangiarti un pezzo di torta? Ma mangiatela. Ma poi, ovviamente, magari durante la settimana cerca di fare la tua dieta, quanto parlo, cerca di fare la tua dieta, cerca di mangiare sano, cerca di prenderti cura, di avere un po' di buon senso, come mi hanno insegnato i miei carissimi genitori. Però per il resto cercate di godervi la vita. Volete prendere un giorno, staccare, andare in montagna, fatelo. Cioè, non fatevi paranoie, perché io sono una persona che ad oggi vive piena di sensi di colpa. Non mi sentivo in colpa per tutto del supermercato, ma anche mentre guido mi sento in colpa se corro un po' di più, mi sento in colpa se vado piano. Ho mille paranoie perché sono una persona che deve tanto lavorare su se stessa. Però questo vi fa capire la mia maturità, perché se io fossi stupida non lavorerei su me stessa, ma io lavoro su me stessa perché so che ho dei limiti. Uno di questi è che mi faccio troppi problemi, quindi non fate come me, che io ho sensi di colpa su tutto e sono la persona più buona come il pane di questo mondo. Sono piena di difetti, di ansia, di nervoso, ma sono una persona, ve lo giuro, bellissima. Scusate il calcio che vi ho fatto. Quindi ascoltate le mie parole, insomma, godetevi e vivetevi ogni istante, fate le cose più folli, siate sporcaccioni, porcellini, fate quello che volete, ma godetevi la vita, senza fare del male agli altri, essendo gentili con il prossimo. Perché dopo, a fine video, vi racconterò tutte le cazzate, le persone che ho trovato. Peccato che mi tiro veramente un quelli là fatti a L che si lanciano, come si chiamano? Vabbè, quelli fatti a L, boomerang, no? Boh, non so. Vabbè, gli lancio una palla da rugby, molto leggera. Comunque, poi ho preso un accendigas verde per mia mamma. Io ce l'ho fucsia e l'ho preso verde, così non prende il mio. Poi ho preso 2 di queste che, raga, cioè, allora, io prendo delle medicine per la depressione, prendo le medicine per l'ansia. Cerco di prenderne il meno possibile, se posso anche a giorni di evitare, o comunque diminuisco le dosi. Insomma, sono molto molto contro queste medicine tipo benzodiazepine, roba del genere. Questa qui, e però non riesco a dormire, ho problemi eccetera. Poi chi ha visto il video, sono in depressione, quel video molto brutto, sa. Però grazie per tutti i commenti, per tutto l'affetto. Queste qui mi aiutano tantissimo, non so se fanno bene, non so se fanno male, sicuramente fanno meglio di tante altre medicine che avrei potuto prendere in caso, quindi direi che sono ottime. Ho preso 2, camomilla con un pizzico di melatonina, questa qua la faccio alla macchinetta della Nespresso la sera, una capsula ogni tanto, cioè non neanche tutte le sere, ogni tanto, quando so che ho avuto una giornata stressante, che so che magari ipoteticamente potrei non riuscire a dormire, mi prendo una di camomilla con melatonina. Mi aiuta tantissimo e mi stende, cioè mi aiuta un sacco, quindi piccolo consiglio se qualcuno di voi ha bisogno. Ovvio che se voi foste degli uomini che state guardando questo video e aveste me sul letto, dormire insieme o comunque che sono lì, ovvio che non dormite o dormite in 2 secondi, cioè io sono una principessa meravigliosa, però parlo per le donne, ovviamente, cioè, a meno che non ti piacciono le donne, ma se non dovessero piacere le donne, questa ti può aiutare ad addormentarti. Anche se effettivamente, se avete me sul letto, dubito che possiate dormire, perché sarete talmente
un Big Bang di meraviglia, emozioni e splendore che secondo me non dormireste. Però se la pensi come me, commenta con Annina sul letto, sei una meraviglia. No, no, così sembra troppo che YouTube mi pensa che sono matta e magari pensa male. Facciamo così, se pensate questo commentate con Annina con te dormirei, oppure Annina con te non riuscirei a dormire. Uomo o donna che tu sia, tanto si può dormire anche due amiche, no? Quindi, che simpatica che sono, mamma mia. È troppo, troppo, cioè, sono un canale meraviglioso. Io non ho ancora capito perché non sei iscritto. Vabbè. Poi ho preso rosmarino e foglie, perché non mi ricordo se mia mamma ha sradicato la pianta che avevamo in giardino, quindi nel caso per buttarlo un po' sulle patate l'ho preso. Io sono molto donna, sì, devo andare via dai miei genitori, devo andare a vivere da sola, quello ci sto lavorando, ho appena 20 anni comunque, calma, però sì, il prossimo obiettivo è anche andare a vivere da sola il più breve tempo possibile, quindi mi sto molto, vabbè. Poi queste, perché vuoi essere bella, non puoi essere un orso. No, io ci tengo tanto, cioè questo ci tengo parecchio. Io di solito prendo quelle rosa, mi trovo benissimo con queste, prendo quelle con la parte esterna rosa, ma ho voluto provare queste che sono Comfort Glide Sensitive, che hanno anche l'aloe vera, che secondo me aiutano molto a non irritare la pelle, lasciare la pelle liscia, quindi secondo me top, adoro. E dai, altre due cose, poi vado a portarle di là. Allora, vi faccio vedere che ho preso lo zucchero grezzo di canna gusto deciso, perché mi hanno detto che fa meno male dello zucchero bianco, quello raffinato. Adesso, io non so se questa cosa sia vera oppure no, ve lo farete sapere voi. Però io spero di aver fatto una scelta positiva, perché insomma, comunque si sa che lo zucchero non fa così bene, e io sto cercando di curare parecchio l'alimentazione, perché anche ho problemi di stomaco, chi ha visto i miei video sa. Quindi fatemi sapere se ho fatto giusto, se effettivamente questo zucchero di canna insomma fa bene o comunque può aiutare rispetto a quello bianco. Ovvio che non butto 4 litri di 4 kg di zucchero nel caffè, un cucchiaino, però voglio dire, fa meglio rispetto a quello bianco? Penso di sì. E poi un'ultima cosa, vabbè, ho preso questa pasta, che anche qui mi dovete dire voi, pasta di semola integrale, linguine, questa qua. L'unica cosa, io vorrei capire se questa pasta ha il glutine oppure no, perché io cercavo una pasta senza glutine, però non so dove si può leggere questa cosa. Allora, vediamo. In agricoltura, chicco grande, decorticato, che poi decorticato, io sinceramente, scusate l'ignoranza, ma non so che cosa vuol dire, quindi aiutatemi. Ricca di fibre, però non capisco se ha pasta. No, non riesco, cioè scusate l'ignoranza, ma non trovo da nessuna parte, non riesco a capire se ha il glutine o no, però non c'è scritto no glutine, quindi non lo so. Aiutatemi, ditemi se questa pasta qua ha il glutine o no, e che pasta devo prendere se voglio prendermi una pasta senza il glutine. Rieccomi. Allora, perché faccio questa faccia? Sono un po' così, perché sono una nana del futuro. Che cosa è successo? Aspettate, questo video sembra interminabile, ma soprattutto questa spesa sta diventando una cosa... Cioè, se io vi dicessi a che ora ho iniziato il tutto, voi mi ridereste dietro. Allora, ho iniziato a andare fra la spesa, quindi... Allora, mi dispiace perché ho sentito in... Io non so finire i discorsi. Mi dispiace che ho sentito in editing che si sente quando il ventilatore gira per di qua, si sente un po' l'aria. Però raga, o questo o non faccio i video, quindi portate pazienza. Ora lo accendo. Allora, anzi, aspettate che chiudo la porta. Perché ho male perché ho le mie cose. E quindi non sto molto bene. Allora ragazzi, cosa è successo? Ho percepito che mio papà è andato un po' in
panico perché non trova quella cosa. Allora sono andata nel posto dove lavora, sono andata nella casa dove viveva mia nonna. Aia, nella casa dove viveva mia nonna. Scusate la mise. Nella casa dove viveva mia nonna, ma non ho trovato niente. E allora, sono andata. Adesso vi faccio vedere tutte le altre cose, non vi preoccupate. Però sono andata e ho iniziato a fare la spesa alle 5, ok? Sono entrata al supermercato circa alle 5 e mezza. Vieni. Vuoi salutare? Circa alle 5 e mezza. Poi sono uscita dal supermercato alle 7 e un quarto, tipo. Ciao, ciao. Ciao. E sono un chihuahua. E oggi ho graffiato tutto il braccio della mamma. E sono un chiwi. Un chiwi. Amore. Allora, così. Sono andata a casa alle 8. Ho mangiato di corsissima una roba. Neanche, vabbè. Ho iniziato a farvi il video, adesso sono le 10 e un quarto, devo finire di fare il video, non ha trovato quella cosa, ho perso tempo per niente e sto impazzendo. Ho fatto una meditazione per provare a dargli delle risposte su dove potrebbe essere questa cosa, però anche dove io gli ho mostrato che la mia meditazione mi ha detto dei posti, perché meditando sono riuscita a visualizzare dei punti dove potrebbe essere la cosa che ha perso, che tra l'altro è una cosa importante perché, cioè, insomma, abbastanza importante. E un oggetto di valore, ecco, un pochino di valore. Vabbè, raga, non voglio più pensarci. Io quello che potevo fare l'ho fatto e basta. Allora, andiamo avanti. Non so se quella pasta era con il glutine o no, capiremo. Poi in realtà io ho anche dei racconti da farvi, quindi potrei iniziare banalmente col dirvi che in questo periodo io non sopporto la gente, ma proprio zero, non sopporto la gente maleducata. C'erano due ragazzi, probabilmente, sì, gay, cioè innamorati, che, ok, cioè, nel senso, non vi dico niente, fate quello che volete. Ma anche fossero stati etero, cioè, non sto facendo questo tipo di discorso. Sto dicendo, c'erano questi due ragazzi, no? Facevano un po' gli innamorati, vabbè. E si mettono là, davanti al reparto della nocciolata, del miele, delle confetture, e iniziano a dire, amore, ma tu cosa vuoi, il miele? Vuoi la crema di nocciola? Cioè, ma cavolo, ma se c'è gente, ma il supermercato è pieno, è un lunedì dove la gente è tornata da Ferragosto che probabilmente si deve riempire il frigo, o comunque è un orario dove la gente va a fare la spesa inizio settimana, passato weekend, o comunque quell'orario lì, diciamo che la gente finisce di lavorare, quindi va, si ferma a fare la spesa prima di tornare a casa. Perché stai là a scassare? Poi tu passi, non si sposa. Poi c'è stato un signore. Mi dispiace solo che sono proprio in una messa male, ma perdonate, guardate, per oggi perdonatemi. Però rimango sempre molto carina, dolcina. E allora c'è stata una famiglia con il bambino piccolino, il signore e la moglie, no? Che mi sono venuti addosso, non so, mi ha spinto, insomma, ma per sbaglio, comunque non gli ho detto niente. E mi fa... Mi scusi, signora. Io l'ho guardato e sono andata avanti. Per fortuna che quando sono passata con questo bello orecchio qua, ho sentito che la compagna, insomma, o la moglie, gli diceva, magari, signorina, no, signora. Allora ha salvato tutto. Perché io ve lo giuro, non mi interessa, anche se è una persona che ha cioè, non mi interessa, fosse anche la persona più disgraziata di questo mondo che dici, poretto, no, il prossimo che mi chiama signora, io ve lo giuro, gli dico, ma ti sembra una signora? Ma chiamami signorina, scusami, mi scusi, cioè, perché signora? Dove, allora, amore, scusami. No, dai, però, amore mio, dove mi vedi una signora? Cioè, dove ho dei tratti da signora? Capisco che sono struccata e che magari sono magari meno carina del solito, ma buonasera, sto facendo la spesa. Dove mi trovi una signora? Dove lo vedi che sono una signora? Dove? Cioè, da cosa lo deduci che sono una signora? Veramente mi hanno fatto schizzare. Vabbè. In tutto questo, poi vabbè, sono successe altre mille cose, vi ho detto gente che sapeva da cipolla, che è una cosa impressionante,
la cassiera, la cassa mi buttava la roba così scortesissima, però al reparto delle pizze e del pane c'era lui, ma di questo ve ne dico, cioè ve ne parlo tra un po' perché vi voglio lasciare un po' di suspense. Vi ero mancata, vero? Vi ero mancata. Dai, sto scherzando. So che vi sono mancata, ma dico questi gesti che faccio solo per scherzo. Allora, andiamo avanti. Questo ve l'ho mostrato. Poi, pizzettine molto basic, cioè proprio pizzettine senza saperne leggere né scrivere. Magari queste con un po' di prosciutto, un po' di formaggio, una zucchina, insomma, cioè non così. Magari una zucchina fatta in padella, così. Sempre anche qua, se, o magari per merenda, non lo so. La cosa che mi fa molto ridere di tutto questo è che io sono molto brava a cucinare, quindi io non ho problemi se la mia famiglia va via e se mi devo arrangiare, no? La cosa che mi fa molto molto ridere è il fatto che sembra che la mia, cioè sembra che io debba andare in guerra, perché ho fatto la spesa, no? Ho anche preso poche cose, però prezzi allucinanti, alla lì, mai più. Però mi fa molto ridere il fatto che cioè mi fa molto ridere il fatto che quando ero lì sembrava che dovessi mangiare per conto mio per un mese, in realtà è per un po' di giorni, quindi vabbè, mi ha fatto molto ridere questa cosa. Allora, poi ho preso questo latte qui, Zimille, ne ho sentito molto parlare, alta digeribilità senza lattosio. L'ho preso, non mi interessa niente la marca, io prendo sempre il Soligo, ma ho preso questo proprio perché c'era scritto senza lattosio. E mi ricordo se qualcuno di voi nei commenti o in generale mi hanno consigliato anche per la pancia. Sto cercando un po' di cambiare, di variare l'alimentazione per vedere se sto meglio, eccetera, di prendere il latte. Cioè le cose senza lattosio e magari con un po' di meno glutine. Io non ho allergie, ve lo dico, perché ho fatto già i test, cioè gli esami del sangue, e non ho problematiche di questo tipo. Però guardate, ho accorciato le unghiette e non vedo l'ora di farle più lunghe. Io non so finire i discorsi, è un mio difetto, perdonatemi, ma so che mi amate lo stesso. E quindi niente, vediamo se questo qui senza lattosio magari, ma che ne so, non è che mi faccio male, cioè io non ho nessun problema né con il latte né con la pasta, niente. Però che ne sai, magari mi sento meglio, magari da con la pancia sto meglio, boh. Poi ho preso questo cioccolato che avevo già preso e l'ho ripreso perché è meraviglioso, questo qua da mangiare un pezzettino, magari dopo pranzo, dopo cena, o un pezzettino al giorno, proprio un cubetto, secondo me, ottimo, della Vanini, fondente al 62 con granella di nocciole, caramello e sale. Una favola, questo qui penso che sia la seconda o terza volta che lo compro e ve l'avevo anche già mostrato in altri svuota la spesa e quindi super valido questo prodotto qua. Poi ho preso, allora, adesso è il momento del Tiguglio. Tiguglio, sì, dobbiamo parlare di Tiguglio perché io oggi ho fatto vendere a Tiguglio e non sono stata pagata. Allora, stavo prendendo questo e c'era una signora, io ho detto: signora, si fidi di me, prenda quello. Io l'ho provato, è una meraviglia, è buonissimo, con un po' di zucchine ed è una ricetta che vi farò vedere, quindi uscirà presto il mio canale. Ho detto: signora, è una favola, sta qua. Tra l'altro era carina perché anche prima aveva parlato, mi fa mamma mia quanti sughi, mi viene voglia di fare la pasta qua al supermercato. E insomma, gli ho detto: signora, è buonissimo. Ne ha prese due confezioni, quindi Tiguglio, cuore mio, amore mio, Tiguglio, contattami, così facciamo una bella partnership, perché io ho fatto comprare il pesto Tiguglio senza essere pagata a una signora che neanche conoscevo. Quindi, comunque ho preso lui, ma non ve ne parlo troppo perché vi farò proprio una ricetta. Comunque in caso è pasta con queste zucchine, però vi voglio dare la mia ricetta perché l'ho inventata io. Poi magari esiste, ma la mia ricetta l'ho inventata io, nessuno può dirmi niente. E sono stragelosa di queste cose. Tiguglio, pomodori secchi e pistacchi con pomodori essiccati al sole. Questo qui, ragazzi, lui è una favola. Mi dispiace che la luce è poca perché mille motivi, buio. Ormai sono le 11 di sera, ho iniziato questo video alle 8. Ho iniziato a fare la spesa alle 4 e mezza. Però, favola, favola. Ma ne parleremo, ne riparleremo. Poi, ho preso altre pizzettine. Ma perché mi fa vedere le cose così brutte questo telefono? C'è molta più luce. Così c'è più luce. Oh, sì, forse un po' più.
Oh, forse dai, forse un po' meglio così. Allora, queste pizzettine, queste anche magari per cena con un po' di, non lo so. Poi ho preso anche le altre le posso offrire, queste le posso mangiare o le offro queste, mangio le altre. In realtà me le mangerò tutte e due i pacchetti io perché mi piacciono troppo, gli altri si attaccano. Però nel senso, una settimana, 10 pizzettine, non muoio, non muoio. E poi io sono golosa, quindi potete dire quello che volete, vi blocco nei commenti. Poi ho preso questo farro soffiato al miele bio, che vorrei provare a mettere nello yogurt o nel porridge, non so dove, vediamo, domani mattina proverò a fare il porridge. Anzi sì, vorrei provare a metterlo nel porridge, dovrebbe essere croccantino e anche ha un po' di miele. Questo qui, se avete qualsiasi idea da consigliarmi su dove lo potrei mettere, ditemelo perché non ne ho idea, ma mi hanno consigliato di prenderlo perché dicono che faccia molto bene, che sia molto valido e bla 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 bla, e io ascolto, sono una ragazza facilmente influenzabile per quando si parla di cibo. Questo video è interminabile, ma spero che comunque vi farà piacere. Un video anche un po' più lungo del solito, dato che sono usciti tanti oroscopi. Poi io vi porterò tutti i miei video, quindi spero che vi faccia piacere. Poi ho preso l'ariosto. Questo vedrete anche nelle mie ricette, ma l'ho preso per condire cose. In realtà dicono che fa malissimo questo perché è pieno di sale, di cose. Però a me piace il sale. È sbagliato, ma magari cerco di metterne poco, però mia mamma fa una ricetta buonissima con tipo delle polpettine o delle, no, delle patate ripiene di carne, una cosa spaziale che fa con un pizzico di questo sopra, è una ricetta. Mua. E poi, come dice la mia amica Clea, io per il cibo ho veramente insomma, delle capacità gourmet perché sono molto brava, me ne intendo, ci tengo parecchio, io sono molto anche schizzinosa, ma che anche scelgo prodotti di qualità, messi bene, faccio gli abbinamenti, sono super precisa sul cibo, quindi. Poi ho preso questa maschera di pH Bio Vegetal, idratante, illuminante e rinforzante con pantenolo, vegana, perché vorrei fare un impacco. Vabbè, adesso lasciate stare, ma quando torno dalle vacanze a settembre, l'11, vado dal parrucchiere, vado a rifare la ricrescita e faccio i capelli molto più rossi perché ha sbagliato, non li volevo così, li volevo molto più rossi. E quindi prima di fare lo shampoo ogni volta vorrei fare un piccolo impacco per aiutare i capelli, dato che sono colorati, eccetera. E quindi proviamo con questa, vi faccio sapere. E poi ho preso due farine per fare pancake, crepe, sostanzialmente questo, o eventualmente un piccolo dolcetto, ma adesso non accendo il forno, mia mamma mi ammazza se lo faccio. Comunque, farina di riso senza glutine, non ho idea di come sia neanche il niente, proviamola. Mi ispirava, questo qui mi ispira molto, questi pack mi fanno impazzire, così vellutati, belli, carini, mi piacciono molto. Vediamo com'è, insomma, però senza glutine, quindi magari non so. Proviamo e faccio sapere. E stessa cosa, questa mi ispira ancora di più, però ce n'è di meno qui, con le mandorle senza glutine, con proteine e fibre. Questa mi ispira ancora di più, però deve essere qualcosa di più raffinato e pregiato rispetto che a quella di riso. Adesso vado a mettere via queste cose e poi finalmente vi faccio vedere l'ultima borsa. E poi ho finito tutta la mia. L'unica cosa che io mi auguro di cuore è che voi apprezziate anche questi miei racconti, perché io li faccio veramente con il cuore. E poi, cioè, a dirvi la verità, in questo momento sono piena di dolori per quelle cose delle donne. Quindi, sì, ho mangiato delle fragole, spero di non avere. Mangiato, scusate, non sono molto professionale. No, i denti strapuliti, ce li ho un po' giallini, ma quello non posso farci niente, però sono pulitissimi. Passo sempre il filo, sono pulitissimi. Allora, andiamo avanti e finiamo finalmente sta spesa. Allora, ho preso, non volevo queste però, quindi le ho prese giusto per quando andrò in un posto, non so se le trovo al Conad, non lo so, volevo le gallette della Fiorentini. Perché secondo me quelle sono spaziali, le ho già assaggiate, ma non le ho trovate. Ho preso queste e poi andrò a prendere loro della Vale di Farro. Però volevo prendere quella di Alfredentini perché sono sottili, croccantini, che scrocchiano bene. Secondo me sono favolose. Poi vabbè, questi ve li ho mostrati già in altri svuota la spesa. Questi grissini con semi di
lino, sesamo, girasole sono spaziali per una merendina, ne mangi uno prima di cena, uno o due sono favolosi, come mangiare un cracker. Poi ho preso questa spagnotta, non c'era il pane fresco al latte che ho dalla mia mamma, gli ho preso questa pagnotta perché non c'era nient'altro. In realtà l'ho presa perché il ragazzo che vendeva la pizza e il pane era buono e ci ha provato con me. Cioè, oddio, no, non ci ha provato, però ha approcciato con me, quello sì. E io gli ho detto, mamma mia, quanta gente, lui mi fa non dirlo, ma non vedo l'ora di andare in vacanza, qua l'abbiamo parlato. E mi fa, vuoi qualcosa? E gli faccio no, non mi serve a niente. Poi ho detto, dato che non trovo il pane da nessuna parte, lo prendo da lui e prendo due piccioni con una fava. Avete presente quando, tipo nei film, fanno vedere la ragazza che, o il ragazzo che lei magari lavora al bar e lui va al bar, si prende 10 cappuccini e magari non ne beve neanche uno, magari non gli piace il caffè. Stessa cosa. Comunque, pagnotta con ragazzo carino, gentile, alla lì. E ovviamente tornerò là solo per lui. E vi giuro, non avete idea di quante volte avrei voluto tornare indietro e continuare a scambiare una chiacchiera, però ho detto no. Prossima volta che vado lo risaluterò e se il destino vorrà qualcosa scatterà e succederà, altrimenti pazienza. Poi ho preso... Ah, ottimo, questa la metto in frigo. Sono una vergogna. Poi ho preso per fare toast o non so che alla mattina. Anche se lì ditemi voi, cuore di pane integrale, questo buonissimo perché non ha i bordi. Io ve l'ho detto che io prendo cose di qualità. Seguitemi per consigli. Altri due panini, sempre di al latte, che tra l'altro mi ha detto li ho appena sfornati. Non vi dico cosa avrei voluto rispondergli perché sennò mi buttano giù il cane. Volevo dirgli che anche io sono una bella pagnotta. Posso dirlo su YouTube? Oh, ho detto una cosa scandalo. Oh. Pane da ragazzo carino. Potevo fare anche meno. Sì, l'ho preso perché c'era lui carino. Sì, quindi fate lavorare gente che... Ma neanche che carina. Possono lavorare tutti, ovviamente. Non è una discriminazione bello o brutto, non esiste. Ma la gentilezza fa tutto. Poi... questi qua, vabbè, ve ne parlo sempre, non mi ripeto, i miei preferiti in frigo, croccantini, arancia, biscotto, cioccolato, favolosi. Questi perché sono rimbambita, ho preso il cioccolatino. Boh, magari per questo inverno, se mi viene voglia. Dici, è d'estate, infatti sì, sono scema, scusa. Poi ho preso... dei pomodorini. No, amore. Amore, no, dai, adesso andiamo. Perché la Lilla è salita su un coso, ma aveva un coso di legno sotto e stava perché, vabbè. Pomodorini ciliegino per fare la pasta, vi farò le ricette, vedrete. E questi qua li ho presi esclusivamente per se vengono qua persone, se compie gli anni il mio amico, tra l'altro tra 2 ore, quindi devo ricordarmi fare gli auguri per lui. Per offrire un pasticcino, mi sembravano così carini. No, li ho presi perché erano vicino al reparto dove lavorava il ragazzo carino che si occupava del banco del pane. Poi ho preso questi in realtà per tutti, cioè per me, per mio fratello, per se qualcuno viene qua, sono buonissimi. Poi questo lo voglio provare assolutamente domani mattina e adoro quello che hanno fatto, spero di adoro, 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 adoro. Lo proverò, vi farò sapere. Questo è un preparato per porridge. Voglio assolutamente provarlo con il farro soffiato, un po' di cioccolato, un po' di frutta, qualcosa e provarlo per colazione. Vediamo se magari può essere un'ottima alternativa. Riesco a trovare qualcosa che mi piace da mangiare il mattino. Poi la confezione è carina, piccolina, bellissima. Mi ha colpito. Ultime due cose. Questa pasta di farro, mezze penne e queste almeno. Veramente, perché se no mi sparo. Spero di cuore che non abbiano il glutine. Vediamo se c'è scritto. Mamma, guarda se ste capre me lo potevano scrivere. Energia verde, molino, farro italiano. Ma perché non mi scrivi se c'è...
Vabbè, io spero che le paste che ho preso siano senza glutine, se no non è servito a... E ultima cosa, che mai più, ho preso questa spremuta, ma mai più, a parte che ha un colore che, vabbè, dal video sembra... No, è più... No, ha un colore di merda. E questa spremuta, fatta al momento... Però ragazzi, cioè questa spesa e questo video sembrano veramente una barzelletta e sembrano veramente essere un qualcosa di, non lo so, impossibile, cioè un miraggio. Allora, io sono andata, praticamente ho preso la bottiglietta, l'ho messa sotto il distributore che l'arancia fa e fa scendere il succo. Mi sono lavata le mani la bottiglia, ho preso un fazzoletto che avevo in borsa, ho cercato di pulire, l'ho lasciato dal fazzolettino. Ma io dico, ma in una roba del genere, mettere un guanto, un po' di carta, qualcosa, cioè io veramente, la stupidità umana, io non la... No, perché questo è un canale intelligente con persone e la proprietaria è intelligente, quindi certe cose io non le capirò mai. E questo è quanto. Mi ha dato fastidio un signore che mi seguiva per i vari reparti e io a un certo punto l'ho guardato come per dire... Perché se no chiamo qualcuno, cioè non lo so, gli dico, ma che cosa vuoi? Veramente certe cose inopportune mi fanno ormai girare. E fine racconto, avrei tanto altro da dire, ma poi mi ammazzate se sto ancora qua a parlare. E allora, vi dico le ultime cose fast. Seguitemi su Instagram, che lì vi aggiorno su tutto, per favore. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella, lasciate un commento, se siete arrivati fino a qui commentate con ragazzo bono del pane, così saprò che siete arrivati fino a qui. Poi dovete scrivere ragazzo bono del pane tutto attaccato. Poi sarò in vacanza dal 25-26 agosto fino all'11 settembre, quindi se mi vedete meno presente sapete perché, ma sarò comunque operativa, tornerò completamente operativa dall'11. Se volete consulenze private sapete che ci sentiamo poi per settembre. Con le carte, non ho smesso di fare nessun tipo di contenuto, faccio sempre tutti i video che avete visto sul mio canale, ASMR, ricette, cucina, make-up, oroscopo, tutto video normali, tutto. Devo solo prendere un attimo il ritmo con me stessa, ma porterò di tutto sul mio canale e anzi, forse più di quello che voi vi immaginate e vi aspettate. Vi mando un bacione, grazie per avermi ascoltata, scusate gli scleri, questo video veramente è uno sclero umano, ambulante, vivente e digitale. Ci vediamo al prossimo video e se pensi che io sia meravigliosa, lascia un mi piace. Ciao!